7 posti in meno di 4,40 m. Sì, proprio così, perché con ingombri paragonabili a quelli di una berlina media, la nuova Citroen C3 Aircross promette spazio per tutte le famiglie, anche le più numerose. Ma prima di andare a vedere come si sta effettivamente a bordo della più piccola tra le crossover della casa francese, andiamo a guardarla un po' più da vicino. Partiamo col dire quelle che sono le sue dimensioni. La macchina misura per la precisione 439 cm, che sono 23 in più rispetto alla C3 Aircross oggi a listino e ben 37 in più rispetto alla C3 di nuova generazione, che poi è la berlina su cui questa crossover condivide la base meccanica. Partiamo quindi dal frontale. Vi ricorderete la C3 Aircross attuale, una macchina piuttosto tondeggiante, dalle forme molto simpatiche. Adesso diventa una crossover più imponente, un po' più aggressiva nel look, strizza un po' l'occhio al mondo del fuoristrada e in particolare richiama alcuni degli stilemi introdotti dalla Citroën Oli, il concept appunto presentato dalla casa nel 2022, e in particolare con questi fari che formano una C e sono formati da tre segmenti LED che appunto vanno a caratterizzare il frontale. Poi particolare anche il logo, che come nella nuova C3 richiama quello delle origini del 1919, che poi è andato a ornare le auto del Dubreuil Chevron fino più o meno agli anni 50. Le cuspidi del logo sono richiamate in più punti dell'auto, questa è un'altra particolarità, per esempio in questa sottile fascia in nero lucido che va appunto a congiungere i fari. I paraurti sono belli imponenti anche loro, con tanti inserti in plastica che fanno molto crossover, e anche qui notiamo degli inserti in diagonale inclinati sempre come il logo del marchio. Il cofano è orizzontale e anche lui molto alto, dà un'idea di imponenza, sicuramente imponenza che si ritrova anche sulla fiancata. Anche qui abbiamo delle belle protezioni in plastica scura sia per i passaruota che per la parte bassa della carrozzeria, e di nuovo possiamo notare questi insertini piccolini che vanno a richiamare appunto il double chevron. Anche qui i parafanghi, anche loro molto imponenti, con queste belle nervature che danno carattere, aggiungono un po' di muscoli e rendono un po' più dinamica la fiancata. Le barre sul tetto, una soluzione sicuramente pratica per portare bagagli extra, tetto che negli allestimenti più ricchi è a contrasto con la carrozzeria e può essere nero o a scelta bianco. Passando alla zona posteriore dell'auto notiamo una certa simmetria con il frontale, perché anche qui ritroviamo delle luci che seguono questo profilo a forma di C e anche loro sono collegate da una sottile striscia in nero lucido, con di nuovo gli inserti che vanno a richiamare le cuspidi del logo. La grande scritta Aircross qui al centro, di nuovo una protezione nella parte bassa, e poi notiamo come quest'auto abbia davvero una luce a terra generosa. Ce l'ha già la C3 normale, questa è ancora un po' più alta e quindi sicuramente utile quando si affrontano i fondi sconnessi. Bene, ma adesso passiamo all'interno, perché appunto la particolarità di quest'auto è che in soli 439 cm promette di accogliere fino a 7 passeggeri. Quindi andiamo a vedere come si sta effettivamente in terza fila. Cominciamo col dire che il divano non è scorrevole, a differenza della C3 Aircross attualmente a listino. Però insomma non è, diciamo, troppo scomodo ribaltare i sedili della seconda fila e ci si va quindi ad accomodare in terza. Beh, allora cosa notiamo qui? Di spazio a onor del vero non ce n'è moltissimo. Adesso proviamo a mettere il divano in uso e notiamo come sicuramente, soprattutto coi piedi e con le ginocchia, si viaggi un po' raccolti. Anche il poggiatesta dà un po' fastidio alle spalle, ma è assolutamente normale in rapporto alle dimensioni esterne. Questa vuole essere
più che altro una 5 più 2, quindi questi due posti sono sicuramente adatti a dei bambini, ad adulti ben più bassi di 1,70 m, nonostante io di fatto però sia alto quasi 1,80 m e sfioro solo con la testa, però qui dietro chiaramente mancano le maniglie, mancano le bocchette, siamo diciamo due posti di fortuna per due adulti, però lo spazio per delle brevi tratte non è poi così male. In seconda fila invece lo spazio è ben di più, si vede che il passo è più lungo rispetto alla C3 berlina e c'è un certo agio sia per le gambe sia per la testa. Non mancano le maniglie di appiglio nel soffitto, il poggiabraccio è abbastanza comodo, mancano le prese di aerazione, ma ci sono due prese di ricarica USB di tipo C per il telefonino, sicuramente comode. I sedili sono più soffici, l'imbottitura in particolare ha più schiuma rispetto alla C3 normale, quindi sicuramente si viaggia un po' più comodi. È un aspetto importante il comfort, storicamente le Citroen sono appunto famose per essere comode e qui bisogna dire che le sedute sicuramente fanno stare comodi. In mezzo la situazione peggiora un pochino per via dell'ingombro di questo tunnel centrale, però tutto sommato anche qui un viaggetto lo si può affrontare, magari bisogna stringersi un po' con le spalle se si viaggia in tre, però nel complesso non è male, peccato solo per l'assenza del divano scorrevole che sicuramente avrebbe garantito un po' più di versatilità, insomma dando un po' più spazio per le gambe se necessario o per i bagagli. La zona anteriore dell'abitacolo della C3 Aircross è sostanzialmente identica a quella della C3 normale, quindi abbiamo questa plancia piuttosto elegante perché a linea semplice si sviluppa tutta in senso orizzontale, il volante piccolo tagliato nella parte superiore e inferiore, il cruscotto tutto digitale inserito in questa sottile palpebra. Lo schermo del sistema multimediale ha una diagonale di 10 pollici, non è reattivissimo al tocco ma ha Android Auto e Apple CarPlay di serie. I comandi del clima sono tutti fisici, qui nella parte bassa della console dove trova posto anche una piastra di ricarica. Qui abbiamo il selettore per la marcia avanti e indietro, il tastino del freno a mano, un comodo poggiabraccio sotto il quale si va ad aprire appunto questo vano portaoggetti che è abbastanza capiente. Non manca chiaramente un cassetto portaoggetti qui di fronte al sedile del passeggero e la curiosità è che anche qui c'è un rimando alle origini della casa, un po' come il logo in stile anni 20. Troviamo infatti impressi i profili di alcuni modelli iconici come la Meari, la Due Cavalli, il furgone tipo H e la Citroën Traction Avant. Parlando del baule, bisogna dire che quando si viaggia in 7, ovviamente nella versione a 7 posti, e ricordiamo che i due posti della terza fila sono un optional a richiesta, beh, lo spazio per i bagagli è veramente risicato, la casa parla di una quarantina di litri. Le cose migliorano quando si vanno ad abbattere gli schienali delle due poltroncine della terza fila perché si passa a 340 litri. Non è male, si parla di 120 litri meno però rispetto alla versione a 5 posti, questo perché appunto c'è l'ingombro degli schienali ripiegati sui cuscini. E poi quello che cambia cos'è? È che si forma diciamo questo spazio vuoto con gli schienali del divano che non potendo più scorrere all'indietro appunto lascia questo vuoto qui in mezzo e quindi i bagagli potrebbero ballare un po', però tutto sommato lo spazio non manca, ovviamente sempre in rapporto alle dimensioni tutto sommato compatte dell'auto, ed è gradevole anche al tatto il rivestimento in tessuto di questi schienali. Per quanto riguarda la gamma dei motori non ci sono differenze rispetto alla C3 con carrozzeria berlina, quindi la C3 Aircross è offerta in due versioni 1200 turbo, una solo a benzina con 100 cavalli e il cambio manuale a 6 marce e una mild hybrid con 136 cavalli e il cambio automatico sempre a 6 rapporti. E poi c'è la versione completamente elettrica, 113 cavalli e due taglie di batteria. All'inizio ci sarà una batteria da 44 kWh che secondo la casa assicura un'autonomia di 300 km. Più avanti arriverà la batteria con
una capienza più grande, 54 kWh, che se ben carica promette di fare più strada, 400 km. In ogni caso, in corrente continua, gli accumulatori accettano una potenza massima di ricarica fino a 100 kW e promettono di ricaricarsi dal 20 all'80% in 26 minuti. Per finire parliamo di arrivo in concessionaria e di prezzi. La nuova Citroen C3 Aircross è attesa nei nostri showroom per il mese di novembre, quindi entro la fine dell'anno, con un listino prezzi che dovrebbe partire da poco meno di 24.000 euro.